Gheorghagi qui a Monte Carlo per il Golden Foot, intanto le sensazioni di essere qui, lasciare la propria impronta sulla promenade? Sì, dopo una vita a giocare al calcio, allora abbiamo una età e questi momenti sono speciali, sono belli per noi perché abbiamo fatto tanto per il calcio, allora è normale che arrivano anche momenti questi più rilassati che mi sento bene, felice e con grande piacere di essere qua. Il ricordo dell'Italia, c'è un po' di rammarico nel non aver potuto giocare in una grandissima del nostro calcio? Queste sono delle cose che nella vita non puoi avere di tutto, no? Che tu desideri, c'hai, però no, non c'è stato, però probabilmente lo farà il mio figlio, a un certo punto arriverà lui, giocherà lui, non ha giocato, non ha avuto questa opportunità. Rimango con Brescia con bei momenti, con tutto che abbiamo fatto là, bel lavoro e questo. No? Dopo l'Italia che ho giocato ho fatto il Mondiale d'America che è stato strepitoso, un bel momento mio, quasi il miglior momento là e allora bene. Ecco, se voglio giocherà nella Fiorentina, lei ha detto che può diventare addirittura meglio di Gheorghagi. Speriamo, non possiamo, sai, in calcio non è bene parlare prima, no? Lui c'ha talento. Gli piace giocare calcio, ha tante doti di fare una grande carriera, però è giovanissimo, ha solamente 16 anni, 8 mesi, 10 mesi adesso. Si avrà ambizione, se lavoriamo bene con lui, io penso che può fare una bella strada. Mancino come il padre? C'ha tutti e due i piedi, no? Lui ha tutti e due i piedi, gioca uguale con tutti e due. Il livello del calcio italiano? Che visione di gioco, c'ha una visione in campo di gioco. È un 10. Il livello del calcio italiano qual è secondo lei adesso? Ma il livello? Il livello voi avete avuto il periodo che eravate i migliori. Allora Spagna ha fatto progressi importanti, Germania ha fatto progressi importanti con grandi accademie. Adesso l'Italia ci investe tanto, ho sentito, in giovani a formare una generazione perché l'Italia deve solo pensare a vincere, a essere i migliori. Allora non è un momento momento buono come c'è stato prima, aveva stato, però io penso che lo che ho, le notizie che ce l'ho, che tutti volete arrivare a avere un'altra nazionale che può vincere, che dovete vincere, squadre che vincono in Europa. L'anno scorso si è visto con Juve che è stato vicino con Barça. E poi avete tutta la potenzialità, tutto che ha bisogno al calcio per vincere. No? È sicuro che un giorno arriverete. Quest'anno può essere la stagione dell'Inter o della Roma per quanto riguarda lo scudetto? Ma è difficile quando dietro a queste due squadre dici Juventus che per gli ultimi 3 anni c'ha tanta esperienza. Ha cominciato male, però la strada è lunga. Sì, Roma e Inter, soprattutto Roma, anche esperienza, 2 anni ha fatto bene, la squadra già ci sente lo stesso allenatore, automatismi, si conoscono bene. Inter è cambiata però con un grande allenatore che sa che significa vincere, a dare a questi giovani la giusta mentalità, dopo Napoli che può venire da dietro. Però Juventus sempre, a mio avviso, Napoli e Milan, però Juventus ha più esperienza degli altri. A proposito della Roma, Totti ha segnato 300 gol con la maglia della Roma. Fenomeno. Qual è il segreto di questo giocatore? Fenomeno. No, fenomeno. Piacere di penso che quando va in allenamento, piacere di giocare il calcio. Sono pochi che hanno rimasto come lui. Penso che questo è il sbaglio che ha fatto l'Italia negli ultimi 10 anni, 15 anni, che non avete formato il giocatore, quello che fa la differenza, come Totti, come Del Piero, hanno sparito loro e dopo non è uno che fa la differenza nella squadra nazionale. Questo, pensatelo, dovete fare questo perché quando avete avuto questo avete diventato campioni del mondo.